Una cosa interessante che non riesco a fare, è che, per quanto riguarda l'organizzazione, sono una che praticamente rimarrebbe tutta la vita solo ad organizzare le cose, senza muovermi, senza mai realmente, concretamente, creare qualcosa. E infatti io sono una che, cioè, le cose le fa, però ragiona e basta, praticamente sono solo testa. Però una cosa interessante è che per quanto riguarda l'organizzazione generale della vita, sono bravissima. Passerei le giornate a sistemare documenti, fare ragionamenti. E invece, per quanto riguarda organizzare e mettersi all'azione su una determinata cosa che devo fare, però che non è arrivato proprio il momento di farla, cioè è come se io ho tutto un piano per come muovermi, però poi arriva il momento che devo effettivamente fare un'azione. Se arriva quel momento, io è come se non vedo l'ora, è come se si apre un lucchetto nella mente e inizio a fare tutte le mie grandi organizzazioni. Nel tempo proprio limite, cioè proprio nel momento in cui devo praticamente fare quell'azione. E invece, se quell'azione non arriva, o comunque mi rendo conto che non è una cosa immediata, io quell'organizzazione lì non riesco a metterla in atto, cioè è come se c'è un blocco, fin quando non devo veramente fare quella cosa, la mia mente rimane bloccata, non vuole ragionare su quella cosa. Da una parte mi sembra abbastanza intelligente come concetto, però era interessante e tra l'altro mi sembra anche una cosa più che altro delle persone ADHD, che appunto fanno solo nel momento in cui devono agire. Quindi da una parte è interessante e l'ho voluto divulgare perché c'è veramente questa bipolarità, diciamo, tra l'organizzazione perfetta su tutto e poi invece l'organizzazione proprio di ciò che devo andare a mettere nella pratica, che in realtà non lo faccio fin quando non arriva proprio il momento che devo fare quell'azione.